Italia Football Club. La cucina tipica romana nasce dalla trasformazione di quelli che erano una volta i cibi poveri. La prima cosa che mi viene in mente è il quinto quarto. Una volta i poveri andavano intorno al macello, a testaccio, e una volta macellate le bestie, ai poveri veniva dato gli scarti, quindi la coda, piuttosto che le animelle, piuttosto che il fegato, piuttosto che il cuore, piuttosto che i reni delle bestie macellate. E questo avveniva una volta e questa è stata la fortuna della cucina tipica romana. Quando si parla del Lazio è chiaro che l'attenzione va alla città eterna, va a Roma, ma il Lazio non è solo Roma, vi è tutta la zona del litorale, basti pensare a Terracina e a Gaeta, ma anche la parte verso Civitavecchia e la parte che è vicino alla Toscana, ove fiorì quella civiltà etrusca da cui sono arrivati diversi prodotti tipici della cucina laziale romana, a cominciare dalla pagliata, le famose viscere degli agnelli che erano state proibite dalla comunità europea per questioni igieniche, le famose penne all'arrabbiata, la matriciana, e vedi questo passo. I grandi classici della cucina romana, quali il cacio e pepe, piuttosto che la matriciana, la carbonara, la gricia, quindi le grandi paste romane fatte ovviamente con i prodotti che ci arrivano poi direttamente dalle nostre zone, prodotti di altissima qualità che ci permettono appunto di esprimere al massimo le potenzialità di questi piatti. Quindi pecorino d'eccellenza, guanciale d'eccellenza, pepe macinato al momento, lo stesso pecorino grattugiato fresco al momento prima dell'uscita del piatto. La scrocchiarella è un prodotto tipico romano? È un prodotto della zona, laziale, in Lazio, qui a Roma, è un prodotto unico. La ciriola è un pane semplicissimo da fare, ma con dei canoni ben specifici. Io ci metto la mortadella, poi. La porchetta di Ariccia. C'è una lavorazione di all'incirca 2 ore, viene risossato il maiale, condito, rilegato con una rilegatura particolare con degli spaghi e viene fatta cuocere quasi per 4 ore. Si taglia a fettine abbastanza sottili e si mangia anche fredda, infatti dura all'incirca 7 giorni e si può mangiare o nel panino o anche sfusa. La porchetta appunto, che è tipica proprio della zona di Roma e Castelli Romani, le coppiette, che è filetto di maiale essiccato, aromatizzato. L'antipasto fatto sempre con tutti i prodotti della ciociaria. Questo è un primo sale di capra, questo è un capocollo, un salame e questo è uno stagionato sempre di formaggio di capra e questo è un marzolino. Diciamo che è un prodotto di media stagionatura tra il primo sale e lo stagionato. I super classici romani, ovviamente abbacchio con i carciofi, i saltimbocca alla romana, la coda alla vaccinara, la trippa, le ricette tramandate dalle nonne. Per fare una buona matriciana nella maniera classica e tradizionale usiamo il guanciale, un buon pomodoro pelato, del pecorino, il pepe, olio extravergine d'oliva e ovviamente i bucatini. Si prende il guanciale, lo si taglia a fiammifero, si va in pentola, lo facciamo rosolare bene, deve diventare quasi croccante. Sfumiamo con un goccio di vino bianco, pomodoro pelato, ovviamente di grande qualità, uso romperlo con le mani come si faceva una volta e aspettiamo che il sugo cuocia per non più di 10 minuti. Olio extravergine d'oliva, abbondante pecorino, possiamo impiattare il bucatino, abbondante salsa, pecorino grattugiato al momento, filo d'olio extravergine. Buon appetito. Tradizione dei vini romani, ovviamente ci spostiamo sui Castelli, dove si fa comunque da tradizione dei vini comunque anche tra virgolette da battaglia, tipo il Bellegri. Il vino leggero che accompagnava un cibo piuttosto grasso di queste terre, che era il vino dei Castelli, tanto celebrato anche dai cantautori. Ovviamente per trovare dei vini di media alta qualità dobbiamo scendere poi un po' più a sud e spostarci verso la zona dell'Agro Pontino e nello specifico della zona di Latina.
lì riusciamo ad avere delle etichette sicuramente affermate e più importanti. I vini nel Lazio naturalmente sono molto variegati, si va dall'area dei Castelli Romani in cui la fa da principe naturalmente il Frascati DOC di OCG e la nuova DOC Roma, che va a coprire l'intera area vitata DOC della provincia di Roma. Le caratteristiche di queste aree sono la grande mineralità dei prodotti, delle uve e quindi si rispecchiano nella degustazione appunto con una grande varietà di aromi. Terreni vulcanici, quindi terreni molto ricchi di scheletro e vigneti e uve ricche di minerali. Poi ci spostiamo un po' in tutta l'area del Lazio, passiamo nel Frosinate, cioè dove c'è la DOCG del Cesanese del Piglio, per arrivare fino alla zona di Cervedere, appunto con la DOC Cervedere.